convocato questa riunione perché volevo presentare tutto lo staff del settore giovanile. È giusto che siamo noi a spiegare quali sono i progetti e qual è la vision anche per un settore giovanile che per ogni squadra è un valore aggiunto e che diventerà, come noi crediamo, un asset importante anche come capitale. Noi abbiamo un focus tutti quanti insieme, siamo una famiglia, abbiamo un focus preciso. Vogliamo portare i giocatori in prima squadra, crediamo nei principi di gioco, e la scelta degli allenatori è andata anche verso quella direzione lì, che conoscendo come lavorano gli allenatori, ovviamente senza considerare i moduli di come fanno poi giocare e interpretare il principio in cui noi crediamo attraverso un sistema, noi pensiamo che bastava scegliere l'allenatore che già ha quella mentalità per mettere tutti insieme. Poi si parlano in due minuti, già è come se parlassero la stessa lingua. L'idea e il concetto è che tutti devono interagire con tutti i gruppi, tutti gli allenatori, darsi una mano. Facciamo anche, adesso stiamo strutturando anche una piattaforma dove tutti quanti possono condividere i lavori, possono condividere le idee, migliorarsi. Non dobbiamo più noi essere quelli che vanno a cercare i giocatori, ma creare un'identità così precisa e così bella affinché siano i giocatori a voler venire da noi. E l'idea è che, quando ho parlato con Giovanni dal primo giorno, ci siamo parlati e ho detto: Casa Samba è un fiore all'occhiello che non tutti hanno, quindi noi dobbiamo valorizzare quello che abbiamo. Abbiamo Casa Samba che è bellissimo. Se valorizziamo quello, valorizziamo le risorse umane che noi abbiamo, io sono convinto che i giocatori verranno volentieri loro qua. Tanti ci chiameranno per dire: ma posso portare il ragazzo perché so che lì si sta bene. Ecco, quello sarebbe l'inizio di una costruzione di un palazzo bello per me. Le basi solide saranno quelle. Di fianco conoscete già benissimo Giovanni Invernizzi. Devo dire veramente che ho trovato una persona, oltre ad essere competente, capace, preparato, ma una persona seria, una persona che mi sta dando una grande mano, perché ovviamente per me era l'inizio di qualcosa di nuovo, ma trovare persone così che si mettono a disposizione dal primo minuto, appena sono arrivato, non è facile, quindi io sono molto felice di poter collaborare con lui, con Giovanni. Tanto ringrazio Nicola per le parole e ringrazio anche la proprietà che in un momento diciamo abbastanza particolare mi ha dato ancora fiducia per quanto riguarda quello che può essere il mio lavoro, il mio contributo. Proviamo a lavorare a testa bassa, di giorno e di notte, cercare di ottenere quelli che sono i risultati che Nicola, secondo me, ha spiegato benissimo. I risultati, sì, è bello vincere, è soddisfacente, però ancora più bello vedere Giordano che esce da, penso da un'intervista già fatta, cresciuto con noi dalla prima leva d'ingresso, dall'attività di base, è arrivato adesso a essere, penso, un titolare della prima squadra. Quindi il focus è assolutamente quello, condivido e apprezzo molto quello che sta facendo la proprietà Nicola in questo momento, il discorso di valorizzare prima l'uomo e poi il contenuto tecnico all'interno dell'uomo futuro. Ora abbiamo la possibilità, grazie alla struttura della nuova proprietà e a delle idee, di poter vendere la nostra maglia anche un contenuto che magari ci permetterà di fare al meglio il nostro lavoro. La prima volta che avevo incontrato Radrizzani, che mi aveva parlato, mi aveva detto che voleva dare molta importanza al territorio e anche parlando con Nicola. Però c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di investimento, non solo di denari, ma anche proprio di persone, di lavoro. Mi piace arrivare al risultato attraverso la prestazione, mi piace creare nel giocatore una mentalità, insomma, che sia costruttiva, che abbia voglia di far vedere quanto è bravo, e quindi c'è bisogno, insomma,
di avere questo atteggiamento da parte della squadra e poi di conseguenza poi arrivare al risultato. Non è un percorso facile e di conseguenza anche arrivare a formare un giocatore, perché il giocatore che è abituato a non, faccio qualche esempio pratico, il giocatore che è abituato a non volere la palla poi diventa difficile poi proporlo in prima squadra, quindi di avere la voglia di essere protagonista dentro la partita e attraverso questo poi arrivi anche al risultato. Andare a economizzare sui risultati ora diventerebbe difficile, e quindi sappiamo che è un percorso lungo, difficile. Abbiamo lavorato tanto in questi 45 giorni per costruire una squadra che dovrà essere competitiva. Non è facile, io credo che insomma le parole del direttore siano già state esaustive in tutto quello che sarà il percorso, quindi da parte nostra c'è la massima voglia, la massima attenzione, la massima disponibilità al lavoro, di lavorare anche quotidianamente praticamente tutto il giorno, questo, per riuscire a creare poi la squadra insomma, che vogliamo, ma per riuscire come obiettivo finale a portare i giocatori in prima squadra. Voglio fare io, il mio intento sarà quello di poter trasmettere la mia esperienza, quella vissuta da calciatore, per la loro crescita, per il loro dare il mio contributo per la loro crescita, per i loro obiettivi, e senz'altro è quello di collaborare insieme anche a chi è in questo momento sotto di me, con Emanuele, ma con il mister Sassarini, per appunto prepararli per il bello, no? Che è quello di poter arrivare a essere un calciatore professionista, arrivare alla prima squadra. Vi racconto un aneddoto perché secondo me è una cosa molto bella. Siamo stati a Novarello a giocare, quindi in trasferta in pullman con la squadra, abbiamo pranzato presso il centro e nell'under 17, nella leva 2007 ci sono tanti ragazzi che sono qui da molto piccoli, dall'under 9, e quindi tifano Sampdoria e vivono per la Sampdoria. E durante il pranzo mi hanno raccontato la storia del club, mi hanno insegnato anche una canzone che si lega molto al club, che è Lettera da Amsterdam, che io personalmente non conoscevo, e è una cosa che io personalmente ho apprezzato tantissimo, e ripeto, si sente in tutte le persone che sono qui, si sente in ogni ambiente che c'è qui, ed è una cosa che non è scontata. E secondo me fa molto, anzi moltissimo, soprattutto nel settore giovanile, perché avere ragazzi che amano la maglia e che credono nella Sampdoria non è una cosa scontata, ecco. Io credo che allenare il settore giovanile principalmente è passione, e io direi anche che è una missione. Noi dobbiamo levare il nostro ego completamente, il nostro io, pensare esclusivamente a non prendere scorciatoie e a lavorare per il bene dei ragazzi. Se uno vuole pensare e ragionare diversamente, deve fare prima squadra. Noi dobbiamo lavorare solo e esclusivamente per i ragazzi. Per me in totale è il 18° anno con la Sampdoria, ne ho fatti 13 da calciatore, e mi appresto a iniziare il quinto da allenatore. La Sampdoria è la mia vita, la Sampdoria è la mia famiglia, quindi è un onore essere qui sempre e comunque. La nostra categoria è una categoria difficile, ma sono davvero felice di poterla fare, perché diciamo lo scoglio che i ragazzi devono passare quando passano dall'attività di base all'agonistica, e quindi noi siamo a disposizione dei ragazzi proprio per dargli tutte quelle cose che di cui hanno bisogno. Innanzitutto la mentalità, perché non è, come diceva il direttore, è la cosa più importante, e soprattutto per iniziare a fargli capire quello che mi auguro sia il futuro per tutti quanti loro, senza dimenticare che comunque noi abbiamo di fronte 24-25 ragazzi, non sappiamo quanti faranno i calciatori, ma sappiamo che questi diventeranno degli uomini, quindi abbiamo anche degli obblighi morali per una questione educativa nei loro confronti. Sono genovese, sampdoriano, qui alla Samp da tanti anni, e l'obiettivo è quello sempre di creare un settore giovanile di livello che possa poi produrre giocatori, come tutti ci auguriamo, per la prima squadra. Prettamente mi occupo di scouting, di settore giovanile, ma anche coordino lo scouting con Lorenzo Gianni per la prima squadra. Il lavoro è tanto, non ci spaventiamo, andiamo avanti. Vorrei anche vedere il passaggio da giocatore, ma anche dagli allenatori, facendo crescere tutti negli anni, no? Sarebbe bello vedere anche
far crescere allenatori dal settore giovanile che arrivano in prima squadra. Sarebbe un sogno.